Ferragni incontra Segre. Lancio d'agenzia e scatto fotografico. In pochi minuti conquistano il web. Due vite e due generazioni lontanissime nel tempo, ma non nei desideri. Porre fine alle campagne d'odio. Così l'influencer regina della rete e la senatrice a vita dall'infanzia assegnata nei campi di sterminio nazista si incontrano nel salotto di casa Segre, a Milano. La senatrice vorrebbe che Ferragni usasse la sua straordinaria influenza per portare più giovani al binario 21, il memoriale della Shoah. Per il momento a ritornare al binario 21, lì da dove era partita, nel lontano 1944, a 8 anni, è stata Liliana Segre per portare, ancora una volta instancabile, la sua testimonianza al convegno Le vittime dell'odio, organizzato dall'OSCAD, diretto dal prefetto Vittorio Rizzi, osservatorio sulle discriminazioni, Dipartimento della Polizia Criminale, a supporto delle vittime di reati di odio. Reati che negli ultimi 2 anni di pandemia sono cresciuti fino ad arrivare a 421 segnalazioni, ha sottolineato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, impegnata anche a definire quale strategia adottare per evitare che si verifichino nuovamente aggressioni come quella peschiera del Garda. Dobbiamo davvero avere non soltanto un'attenzione ma anche una valutazione perché non si verifichino più episodi come quelli che abbiamo visto in questi giorni.